pace, allora noi dobbiamo cantare per dire a tutti quanti, è silenzio ad ammazzare, si piegano le canne, resistono gli ulivi, non è detto che siamo uomini solo perché siamo vivi. Inizia tutto così. Su due ruote in giro per la Calabria a rendere omaggio alle vittime della 'Ndrangheta sarà, come recita il nome, il Giro della Luce. Un viaggio a tappe lungo 700 km che attraverserà le 5 province calabresi. Tappa di partenza Cosenza. L'idea, mettere insieme un gruppo di amici ciclisti, attraversare l'intera regione e portare un messaggio di legalità, è venuta a Salvatore Colosimo. Usare lo sport, dunque, simbolo di impegno fisico, ma anche di alti ideali per svegliare le coscienze. E in questo cammino, presentato oggi presso la sede del CONI di Cosenza, Colosimo e i ciclisti dell'associazione luzzese non saranno soli. Ad affiancarli due associazioni da anni impegnate quotidianamente in difesa della libertà dal giorno della criminalità, Libera, Donciotti e Riferimenti di Adriana Musella, con loro le istituzioni. Le battaglie per la legalità si nutrono di simboli e di esempi. Questo esempio di questi ragazzi, di questi giovani, di questi professionisti che percorreranno le strade della nostra regione, porteranno la bandiera della legalità, è un messaggio molto forte. Durante il giro, che prenderà il via il 31 agosto e terminerà il 1 settembre, i protagonisti saranno uomini e donne che hanno fatto della legalità e del contrasto alle mafie ragione di vita. C'è chi nasce servo, tu sei nato per lottare, la vita è solo tempo, sei paura di morire. Hanno cuori da leone, sono bestie da mercato, la tua agenda rossa, sappiamo che è il Senato. La mafia non è un gioco, per chi sa di morire, la mafia è solo merda, polvere e lamiere. La mafia... I ragazzi del Giro della Luce si preparano alla partenza da Cosenza alle ore 6:30 del mattino. Appuntamento all'alba davanti alla sede del CONI di Cosenza. Si preparano le bici, si controllano le auto al seguito e si discutono i dettagli della giornata. E poi, naturalmente, le foto di rito. Sono tutti amici e appassionati di ciclismo i partecipanti al primo Giro della Luce, un vero e proprio giro ciclistico per percorrere la strada dell'onestà. Attraverseranno tutta la Calabria, toccando alcuni punti significativi in cui si sono avuti episodi legati ad efferate azioni della criminalità organizzata, come a Crotone, il campetto dove fu ucciso il piccolo Dodò Gabriele, o la visita ai sindaci minacciati dall''Ndrangheta. Il Giro della Luce sarà un viaggio che si snoderà in 3 tappe. Ed eccoci al momento della partenza. Prende corpo l'idea promossa dalla Commissione regionale contro l''Ndrangheta e dall'Associazione ciclistica luzzese, ma non solo. Ci hanno sostenuto tantissimo le associazioni Libera di Cosenza e Crotone, l'associazione Riferimento Gerbera Gialla della dottoressa Musella e varie altre piccole associazioni minori, però anch'esse importanti perché lavorano nel sottobosco della legalità. Sabato pomeriggio la conclusione del Giro della Luce con il ritorno al punto di partenza. Angeli di neve, cresciuti in mezzo a noi. Il brano che state ascoltando, Angeli di Neve, è stato composto ed inciso dal gruppo musicale I Luff, un brano inedito dedicato a Paolo Borsellino e ai suoi angeli custodi. È stata la colonna sonora di una manifestazione denominata A Ruota Libera, organizzata dal presidio Libera Val Camonica, e si è trattato di una staffetta ciclistica composta da atleti disabili della polisportiva Val Camonica, i quali, partendo da Breno, in provincia di Brescia, hanno attraversato in handbike tutta l'Italia e si è conclusa il 21 luglio 2012 a Palermo in via D'Amelio, in occasione del 20° anniversario della strage in cui morirono il giudice Borsellino ed i suoi agenti della scorta. Lo stesso brano ha accompagnato anche la carovana del Giro della Luce, un giro ciclistico della durata di 3 giorni svoltasi interamente nel territorio calabrese e che si pone in continuità con la manifestazione degli amici bresciani. È un fratello che dal cielo ti sorride ogni mattino, 57 giorni, Quaresima a Palermo, poi si è spento il sole. Abbiamo visto l'inferno, chi è libero ricorda le lacrime e il sorriso, il diritto e la giustizia scolpiti sul tuo viso. C'è una tomba senza nome,
gli è sepolta la speranza, per la Sicilia onesta, la primavera danza. La mafia non è un gioco, per chi sa... Arrivano a Crotone verso le 12.30, il leggero anticipo sulla tabella di marcia. Legalità su due ruote, il giro della luce fa tappa a Crotone per ricordare il piccolo Dodò ucciso 3 anni fa dalla mafia. Ha fatto tappa oggi a Crotone intorno alle 12.30 davanti al campetto di Contrada Margherita dove fu ferito il piccolo Dodò Gabriele, il primo giro della luce. Il giro ciclistico per dilettanti promosso dalla Commissione regionale contro l'Andrangheta, le associazioni antimafia Libera e Riferimenti e l'associazione ciclistica Luzzese. L'itinerario, partito dalla sede del CONI di Cosenza, è stato promosso da Salvatore Colosimo che ha annunciato durante le 3 tappe previste di quasi 700 km di strada anche la visita ad alcuni sindaci minacciati dall'Andrangheta. Nella tappa crotonese, oltre al viceprefetto Scialla, anche i genitori del piccolo Dodò Gabriele, Francesca e Giovanni, che ha annunciato la sua prossima partecipazione al giro. Dal campetto, in cui è stato ferito il piccolo Domenico, i promotori hanno voluto lanciare un messaggio per risvegliare le coscienze di fronte alla piaga della criminalità organizzata. Gli organizzatori hanno voluto poi donare ai genitori di Dodò una maglietta e una targa. Adorava il calcio. Fare la schedina, aveva tutti i pensieri e i gesti degli appassionati del calcio, sin da quando era piccolissimo e su un campo di calcio è morto. Domenico Gabriele, detto Dodò, aveva 11 anni, è morto per sbaglio. Se per sbaglio si può morire, così su un campo di calcetto a Crotone, vittima innocente di un regolamento di conti tra 'ndrine, storie di spaccio ed estorsioni. Era la sera del 25 giugno 2009, quando un sicario sparò all'impazzata su questo campetto di calcio dove correva anche lui, nella Contrada Margherita, alla periferia di Crotone. Il killer mirava a Gabriele Marrazzo, un emergente della mala locale che inseguiva la stessa palla. Oltre al morto, 10 feriti, compreso Domenico. È morto il 20 settembre 2009, dopo 3 mesi di coma. Era un bambino allegro, intelligente. A scuola andava bene. Quando era in 4ª elementare, aveva scritto una lettera al presidente Berlusconi per chiedere aiuto per la sua famiglia. Puoi scommetterci la vita, han chiuso le finestre, si nascondono tra i sassi, ma c'è un eco che ritorna 100 volte sui suoi passi. Vorrei, 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 dolce figlio mio. Secondo giorno per il Giro della Luce, con la partenza dall'Hotel Vida di Soverato, in una giornata molto calda e afosa. Dai, dai, raga, andiamo, eh? Buongiorno! Dopo ripetuti atti intimidatori, il sindaco di Monasterace, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria, Maria Carmela Lanzetta, aveva deciso di dimettersi vista l'ingovernabilità del paese. L'ultima minaccia in ordine di tempo è stata l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco contro l'auto della donna, che si trovava parcheggiata sotto casa. Quest'ultimo attentato ha fatto seguito a quello che si era verificato 9 mesi prima, quando al sindaco venne incendiata la farmacia gestita in pieno centro cittadino. Mi hanno distrutto l'anima. Non posso continuare a combattere a mani nude, ha dichiarato il primo cittadino ai quotidiani. La Lanzetta, per il secondo mandato consecutivo, guidava una compagine amministrativa di centrosinistra e subito dopo l'episodio criminoso ha denunciato la presenza di una precisa strategia della criminalità organizzata locale che sarebbe finalizzata ad interferire sulla regolare attività amministrativa comunale. Ecco spiegato il motivo delle dimissioni. Mollo, chiarisce Lanzetta, perché non sono nelle condizioni di svolgere la mia funzione di primo cittadino. Non solo e non tanto per le minacce e le intimidazioni, ma perché non ho gli strumenti per realizzare ciò che avevo in mente. È la mentalità da mutare, in un paese dove la richiesta del comune di pagare l'acqua viene vista come un sopruso.
da me su un cavallo senza sella. Il battesimo del grillo ruba il sonno alla fortuna. Quanti gatti sul tuo letto, gioca il vecchio con la luna. Ti respiro come l'aria, l'arte, il pane della vita. Il Giro della Luce, fatta a Reggio, la manifestazione per la legalità. Non dimentichiamo le vittime della mafia, il coro unanime. Gli atleti giungono nella città di Reggio Calabria e si dirigono nel luogo dove viene ucciso Gennaro Musella. Erano circa le 8 del mattino del 3 maggio 1982, quando Gennaro Musella, ingegnere salernitano trapiantato in Calabria per lavoro, veniva ucciso qui, in via Apollo, oggi via Musella a Reggio Calabria. Subito dopo aver aperto la portiera della propria auto, saltava in aria con essa. Vi era stata piazzata una bomba pronta ad esplodere al primo contatto. Di lui non rimase quasi nulla. Uno scenario che apparve sin da subito alimentato dalla mano dell''Ndrangheta. Perché venne ucciso Gennaro Musella? L'ingegnere salernitano aveva trasferito la sua azienda dalla Campania alla Calabria per la costruzione di alcune opere marittime. Un'ottima occasione per il suo lavoro si presentò quando nel marzo 1981 venne indetta una gara d'appalto per la costruzione del porto di Bagnara. Musella possedeva proprio a Bagnara una cava di massi e un'impresa estrattiva. Tentò di prendere parte all'appalto, ma la mano invisibile dell''Ndrangheta, intrecciata con quella di una parte connivente della politica, gli impedirono di partecipare alla gara. Coraggiosamente l'imprenditore salernitano denunciò il fatto con un esposto alla procura di Reggio Calabria, una reazione che gli costò la vita. Fatto tappa a Reggio, il Giro della Luce, il giro ciclistico della Calabria a scopo benefico per percorrere le strade dell'onestà, organizzata dall'Associazione Ciclistica Luzzese con la collaborazione delle associazioni Libera di Don Ciotti e Riferimenti Gerbera Gialla di Adriana Musella. La manifestazione è stata suddivisa in tre tappe. A Reggio i ciclisti hanno prima deposto la gerbera gialla sulla targa che ricorda la strage in cui perse la vita l'ingegnere salernitano Gennaro Musella e poi hanno incontrato i giornalisti nella sede di Riferimenti. Portano la gerbera della memoria e del riscatto ovunque, la portano e ricordano vittime della mafia come ieri a Crotone il piccolo Domenico Gabriele, ma la portano anche per sostenere i presidi di legalità in questo territorio. Stamattina sono stati dal sindaco Lanzetta, oggi andranno a Rosarno, domani a Barghelia, sono qui con me, ecco, quindi non posso che dire grazie a tutti loro. Sto trovando riscontro da tutte le associazioni per rifarla, quindi adesso è un compito gravoso per i prossimi anni pensare a rinnovare questo nuovo Giro della Luce 2, chiamiamolo così, 3 e via di seguito. Parlare di 'Ndrangheta, mafia, camorra significa sensibilizzare l'opinione pubblica, perché l'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica è fondamentale per la lotta alle organizzazioni criminali. E una volta, io sono stato qua tanti anni fa, una volta non c'era spazio per queste cose e non si parlava assolutamente né di mafia, né di 'Ndrangheta, né di camorra. Il fatto che se ne parli significa che si è fatto un passo in avanti grossissimo. C'è chi nasce servo, tu sei nato per lottare. La vita è solo tempo, sei paura di morire. Hanno cuori da leone, sono bestie da mercato. La tua agenda rossa, sappiamo che in Senato la mafia non è un gioco. Dopo la sosta a Reggio Calabria, i ciclisti percorrono la Costa Viola alla volta di Rosarno. Li attende la lunga ed impegnativa salita del Monte Sant'Elia, passando tra le località di Scilla e Bagnara Calabra. Cresciuti in mezzo a noi, angeli di neve, caduti come noi. Siamo sul Sant'Elia! Angeli di neve, cresciuti in mezzo a noi. Sciolti al sole,
ancora un'iniziativa di forte effetto al centro dell'azione educativa del liceo Raffaele Piria di Rosarno, che lo scorso 31 agosto ha ospitato il Giro della Luce e della Legalità, tour di sensibilizzazione verso i valori della difesa della legalità, promosso dal campione del mondo di surplace Salvatore Colosimo, e che si prefigge di rendere omaggio alle vittime delle intimidazioni mafiose, amministratori o semplici cittadini che siano. Il progetto nasce in collaborazione con l'associazione Riferimenti Gerbera Gialla di Adriana Musella, Libera Cosenza Donciotti e l'associazione ciclistica luzzese di Salvatore Colosimo. L'happening ha consentito anche di fare il punto sulle difficoltà gestionali delle forme di assistenza da assicurare agli immigrati, dopo il grido d'allarme del sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, che priva di fondi ha deciso di chiedere ad ogni immigrante un contributo di 50 euro al mese a fronte della possibilità di utilizzare l'alloggio assegnatogli. Il liceo Piria, su iniziativa della preside Maria Rosaria Russo, ha comunicato che con 50 centesimi di euro a testa, contributo che tutti gli studenti mensilmente garantiranno, si riuscirà ad assicurare il pagamento della retta di 20 giovani migranti. L'occasione è stata anche importante perché sono stati consegnati, alla presenza di numerosi sindaci dei comuni pianigiani, i premi in memoria di Gennaro Musella, borse di studio e diplomi che consentiranno ai giovani sensibili alla legalità e ai percorsi della onestà e della legalità di continuare in maniera proficua il loro ciclo di studi. Rocco Pesce, esponente dell'omonima cosca di Rosarno, è stato ritenuto responsabile delle minacce arrivate in una lettera al sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi. La missiva è arrivata sul tavolo del primo cittadino in una busta con l'intestazione del comune di Rosarno. Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria hanno accertato la responsabilità di Rocco Pesce, il quale lamentava nella lettera il comportamento dell'amministrazione comunale nei confronti della cosca. La missiva, con il suo palese contenuto intimidatorio, è stata inviata al sindaco Elisabetta Tripodi perché la giunta del comune di Rosarno sta affrontando problematiche connesse alla criminalità che imperversa sul territorio comunale. La nostra famiglia è vittima di persecuzioni mediatiche per reati presunti e giudizi espletati sulla base del libero convincimento. Così il boss Rocco Pesce ha scritto al sindaco, lamentando la costituzione come parte civile del comune al processo che vede alla sbarra l'omonima cosca e altre azioni dell'amministrazione comunale che avrebbero leso gli interessi dei Pesce. Quanti gatti sul tuo letto? Gioca il vecchio con la luna, ti respiro come l'aria, l'arte e il pane della vita, fra sei mesi sarà pace. Tutto pronto per la terza e ultima tappa del Giro della Luce. Alle ore 7 del mattino si parte dall'Hotel Palace di Gioia Tauro. I sogni, c'è una valigia di cartoni, tanto spago e poco amore, chiude a chiave il tuo portone, questa notte son passati quattro angeli e una stella. Ti han portato via da me su un cavallo senza sede. Il battesimo del grillo ruba il sonno alla fortuna. Quanti gatti sul tuo letto, gioca il vecchio con la luna. Ti respiro come l'aria, l'arte e il pane della vita. Fra sei mesi sarà pace, un'altra guerra già finita. Il battesimo del grillo ruba il sonno alla fortuna. Quanti gatti sul tuo letto,
gioca il bimbo con la luna, ti respiro come l'aria, l'arte e il pane della vita. Fra sei mesi sarà pace. Un'altra... Dopo le bombe piazzate al municipio, l'incendio delle autovetture. Un rogo ha completamente distrutto le auto del sindaco di Parghelia, Maria Luisa Brosio, e del marito. E allarme escalation di attentati ai danni di amministratori. Una situazione che desta ancora più preoccupazione quando, come nel caso del sindaco Brosio, i vili atti criminosi vengono reiterati all'indirizzo della stessa persona. Segno di una volontà persecutoria arrogante e spavalda che insiste nel colpire chi non si piega e chi, come il sindaco Brosio, crede nel suo progetto di sviluppo economico e sociale e vuole, forte dei consensi democraticamente attribuiti, realizzarlo con impegno e perseveranza. Per tutto questo al sindaco, così come agli amministratori e imprenditori fatti oggetto di minacce e attentati, arriva il sostegno della società civile, schierandosi al suo fianco nella lotta contro ogni forma di sopraffazione e nell'impegno a diffondere la cultura e la pratica della legalità. La tua pelle sa di mare, poi mi perdo nel sorriso che mi sveglia ogni mattina, quello zucchero di canna rende dolce la mia pena, il battesimo del grillo ruba i sogni alla fortuna. Dopo la sosta e l'incontro con il sindaco di Parghelia, Maria Luisa Brosio, i ragazzi proseguono il loro cammino alla volta di Lamezia Terme, dove incontreranno Rocco Mangiardi insieme alle istituzioni lametine. Dove l'acqua brucia i sogni, c'è una valigia di cartone, tanto spago e poco. Per questi ragazzi è stato di fondamentale importanza la motivazione data dall'Associazione Libera, la quale ha trovato nel binomio sport, legalità, etica un valore aggiunto. Non è possibile intraprendere scorciatoie per arrivare ai traguardi. La vita va vissuta con fatica, sudore e con il rispetto delle regole. Questi atleti hanno percorso il territorio calabrese, si sono fermati in luoghi importanti per l'antimafia sociale, perché in Calabria c'è antimafia sociale, è difficile farla, diamo fastidio, siamo in pochi, ma siamo una presenza importante e facciamo sentire la nostra voce. Bellissimo il titolo scelto, Giro della Luce. Si tratta certamente di una tematica complessa, quella della criminalità organizzata. Qualcuno, in maniera semplicistica, ha affermato su un giornale, con una domanda retorica, a cosa servirà questo Giro della Luce? Nessuno ha mai pensato che un semplice giro, pedalando per le strade calabresi, si potessero risolvere i problemi della criminalità organizzata, considerando che la nostra è una delle mafie più grandi del mondo. Però se solo 10 persone in più si saranno interrogati su quanto terribile sia questo problema in Calabria, noi avremo raggiunto un risultato straordinario. Si tratta pur sempre di piccoli passi, si tratta di una presa di coscienza di quanto bisogno di legalità c'è in questo territorio. A tappe nei luoghi simbolo della lotta alla mafia, su due ruote per 700 chilometri, un messaggio di legalità che si dipana in tutta la Calabria.
e il Giro della Luce che si è concluso a Cosenza, un viaggio in bicicletta per percorrere la strada dell'onestà, così lo avevano presentato l'ideatore Salvatore Colosimo con l'associazione ciclistica luzzese, organizzatori insieme a Libera e a Riferimenti. Accoglienza agli atleti della legalità nella città di Cosenza presso la sede del CONI, saluto del presidente Pino Abate, di autorità e rappresentanti delle associazioni. Momenti di grande partecipazione con la gioia di aver compiuto un primo viaggio nella Calabria dolente ma anche capaci di reagire. È lo sport che sa parlare il linguaggio dell'impegno civile. Parla di impresa riuscita, salutando i ciclisti, anche la campionessa olimpica Rosalba Forciniti. Non è facile a oggi trovare queste persone che si promuovono per queste attività. Io, a parte 700 chilometri, veramente vi faccio i miei complimenti, anzi, bravi. La sintesi finale delle tappe descrive momenti molto toccanti. Crotone, presso lo stadio nel quale fu ferito a morte il piccolo Dodò Gabriele. Monasterace, tributo alla tenacia del sindaco Maria Carmela Lanzetta. Reggio Calabria, in ricordo di Gennaro Musella, ucciso dall'Andrangheta. E poi ancora Rosarno, con il sindaco Elisabetta Tripodi, incontro con i giovani, le scuole, le associazioni di volontariato, gli immigrati. Parghelia, per un omaggio ad un altro primo cittadino oggetto di intimidazioni, Maria Brosio. Ultima tappa, Lamezia Terme, una mattinata all'insegna dell'impegno antimafia a più voci. Il sindaco Speranza, Don Giacomo Panizza, il commerciante Rocco Mangiardi. A Cosenza è il punto d'arrivo, ma anche l'impegno a ricominciare. Se la carta tace, allora noi dobbiamo cantare per dire a tutti quanti. E il silenzio ad ammazzare, si piegano le canne, resistono gli ulivi, non è detto che siamo uomini solo perché siamo vivi. C'è chi nasce servo, tu sei nato per lottare, la vita è solo tempo, sei paura di morire. Hanno cuori da leone, sono bestie da mercato, la tua agenda rossa, sappiamo che è il Senato. La mafia non è un gioco per chi sa di morire, la mafia è solo merda, polvere e lamiere. La mafia non è un gioco per chi sa di morire, la mafia è solo merda, lacrime e dolore. Angeli di neve, cresciuti in mezzo a noi, angeli di neve, caduti come noi, angeli di neve, cresciuti in mezzo a noi, angeli di neve, sciolti al sole, quasi eroi. L'accidente volò sopra l'altare, fino allora aveva scritto, cominciò a predicare. Eroe del sesto giorno, Giuda con la penna sfera, scrisse il tuo epitaffio sul Corriere della Sera. Quattro angeli e una stella ti sorvegliano il cammino, e un fratello che dal cielo ti sorride ogni mattino. 57 giorni Quaresima a Palermo, poi si è spento il sole, abbiamo visto l'inferno. Chi è libero ricorda le lacrime e il sorriso, il diritto e la giustizia scolpiti sul tuo viso. C'è una tomba senza nome, lì è sepolta la speranza, per la Sicilia onesta, la primavera.